Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della Skyblock. Ragazzuoli, io sono Maullo941 e benvenuti in questo nuovo video, carissimi mauloniani. Allora ragazzuoli, che progressi abbiamo fatto? Intanto potete vedere che ho un piccone di pietra in mano, raga. Allora, aspettate che mi guardate. Mi sono dato alle picconate di brutto col cobblestone e abbiamo raggiunto i 64 blocchi di cobblestone. Recuperiamone altri 4. E dovremmo completare l'obiettivo dei 64 stack, dello stack di cobblestone. Vediamo cosa succede praticamente. Cos'altro ci sblocca se non li bruciamo tutti cortesemente. Ok, abbiamo i 64 cobblestone. Raggiunto l'obiettivo dei 64 cobblestone. Dov'erano? La fornace? No, erano qua. Mamma mia, che cosa ha sbloccato? Allora, stiamo calmi. Ha sbloccato intero della make 16 torches, bookshelves e in painting. Dobbiamo mettere 16 torce, 16 bookshelf. Cosa sono i bookshelf? Le librerie e 16 quadretti. Ma di cosa stiamo parlando? E poi è sbloccato asta drop sand. Prendi un drop di sabbia e fai uno stack di questo. Hot course dirt to obtain of stank dirt. Che vuol dire? Hoe course dirt to obtain. Obtain che vuol dire? Vabbè, comunque uno stack di terra. Draw and drop clay balls. Farm then and get a stack. Quindi è uno stack di argilla. Madonna raga, sta cosa sta diventando complicata non poco. Non poco complicata. Abbiamo completato completato un progresso. Allora, recuperiamo un altro poco di cobblestone. Recuperiamo un altro po' di cobblestone, raga. Aspettiamo che spunti il sole. Qui gli alberelli sono cresciuti. No, gli alberelli non sono cresciuti per nulla. E andiamo a fare il ponticello che ci porta in quell'isolotto là, in quello dove l'unico dove non ci sono alberi praticamente. Voglio andare là. Voglio andare là, raga. Andiamo a vedere cosa c'è là. Ce la facciamo. Almeno 9 ne voglio. Dai, 10. No, 9 sono pochi. Recupero. Tra l'altro sta anche sorgendo il sole. È meglio così. Così siamo a vista praticamente. Per fortuna che fino a questo momento la fame non è scesa. Questa è una cosa molto importante. Quello l'abbiamo bruciato. Mannaggia di una miseria. Mi recuperi, ok, 17, arriviamo a 21, 17, 18, 19, ok, 20 e 21, perfetto, 21 blocchi di cobblestone. Questi 21 li trasformiamo tutti quanti in, che cazzo l'hai fatto Maullo, li trasformiamo tutti in l'aste di pietrisco. 42, secondo voi mi bastano 42? Non lo so, facciamone qualche altra per sé per no. Ok, penso che uno stack e 14 dovrebbero bastare, tanto l'obiettivo l'abbiamo già raggiunto. Perfetto, allora saliamo. Quanta cobblestone c'è qui? Allora questa, recuperiamo questa e recuperiamo questa. Perfetto, da qua facciamo il nostro bellissimo sentiero per andare là sotto. Allora raga, dobbiamo cercare di evitare di cadere, quindi facciamolo sotto, così. No, non dovevamo farlo lì, quindi questo è perso. Ciao blocchetto, ciao. Dobbiamo farlo sotto questo, così, perfetto. Così i mob su questi ponti che andiamo a costruire non dovrebbero spawnare. Riusciamo? Perfetto. Iniziamo a piazzare il ponticello, raga. Andiamo a esplorare la prima isola. La prima isola, che poi dovrebbe essere uno degli obiettivi, esplorare tutte le isole, signori miei. Quindi, vediamo cosa riusciamo a fare. Andiamo avanti un poco e poi vediamo se la direzione è giusta. Perché sinceramente io non so neanche se stiamo seguendo la direzione giusta. Andiamo. Raga, io non voglio fare tagli nei video. Voglio lasciarli così, magari dureranno non tantissimo, però, e non riusciremo a fare tantissimo nei video. Fermati, a quanto siamo? Porca miseria che è lontana, ma è lontanissima quell'isola. Mi sono scelto l'isola più lontana di tutte praticamente. Vabbè, non ci basteranno mai questi 36 blocchi, vabbè, dovremo tornare a casa a farci gli altri blocchi.
Non ci riusciremo, mi sa che forse un piccolo taglio lo faccio, raga. Forse un piccolo taglio lo faccio, però va bene. Allora, vediamo di riuscire a raggiungere. Non la faccio un'altra crafting table, quindi dobbiamo tornare a casa. Certo, un po' più vicino le potevano mettere queste isole. Dico, uno stack se n'è andato di questa, di questi mezzi blocchi. Se n'è andato uno stack, signori miei. Se n'è andato uno stack. La nostra isola al momento non si vede più. E quella è sempre più lontana, praticamente. Mi sa che abbiamo preso l'isola più lontana, però era quella più carina di tutte. Allora, torniamo a casa velocemente. Torniamo a casa velocemente, sperando di non cadere. Veloce, 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 veloce. Seccato sono un pirla. Seccato sono un pirla. Seccato sono un pirla. Seccato sono un pirla. Dobbiamo fare anche al più presto delle protezioni a questi ponticelli. Oh, casa nostra, casa nostra. Allora, recuperiamo. Rifacciamo un altro poco di cobblestone. Dai, 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 dai. Questa parte magari ve la taglio, raga. Ok, ragazzuoli, abbiamo creato uno stack e quasi due stack praticamente di questi mezzi blocchi. Speriamo questa volta di riuscire a raggiungere il nostro obiettivo. Anche perché se ci vuole tanto per raggiungere il primo isolotto, praticamente parliamone, raga. Mamma mia. Dai, 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 costruisci, costruisci, costruisci. Voglio andare a vedere che poi stiamo andando nell'unica isola in cui non c'è nemmeno un albero. Quindi voglio vedere, sicuramente non ci sarà nulla praticamente. Avremo preso un sacco di cobblestone per non fare assolutamente niente. Prossimo eventuale video di sabato prossimo dovremo avere stack e stack di cobblestone per andare a visitare tutte le varie isole. Allora, finiamo questo primo stack e vediamo a quanto siamo arrivati, raga. Vediamo dove siamo arrivati. Immagina, la sto superando? No, la sto superando? No, sicuramente no. Però stavolta mi ci sono avvicinato tanto. Cioè, due stack di pietra. Due stack di pietra. Meno male abbiamo pensato a fare i mezzi blocchi. Che se devo farlo tutto di cobblestone a blocchi sani. Fermo, fermo. Ok. Dove siamo? Quasi vicini, quasi vicini. Inizio a intravedere qualcosa. Ma ci sono dei funghi? Mi sa che ci sono dei funghi, raga. Va bene, va bene. Va bene. Forse l'unica cosa che fino a non mi ha mai chiesto il gioco sono i funghi. Però mi ha chiesto di tutto. Forse l'unica cosa che non mi ha chiesto sono i funghi. Va bene. Noi stiamo andando dove? Nell'isola. Nell'unica isola che mi chiede i funghi. Bravo Maullo. Bravo Maullo. Così ti voglio. Così. Bello. Intelligente. Intelligente. Riusciamo. Ti prego. Non mi dire che devo andare a fare altri mattoni. Ti prego. No. Non lo potrei sopportare la cosa di dover andare a fare altri mattoni. Ti prego. Ti prego. Arriviamo a 20 e vediamo dove siamo, raga. Arriviamo a 20. A 20, agli ultimi 20 mattoni che mi restano. 3, 2, 1. Fermati. Dove siamo? Dove siamo? Siamo arrivati. Ecco, lo sapevo preciso. Lo sapevo preciso. Siamo arrivati nell'unica isola che non ci serve a nulla. L'unica isola che non ci serve a nulla. Va bene, perfetto. I funghi. Che me ne devo fare io di sti funghi? Secondo voi c'è una cassa qua sotto? Tra l'altro abbiamo preso la terra normale, nemmeno è una terra particolare. Boh, proviamo a prendere un fungo e un fungo di questi. Abbiamo preso, sì, abbiamo preso due di quelli e uno di questi. Io non vorrei che poi questa terra mi serve per qualcosa. Non vorrei che poi questa terra mi serve per qualcosa. E se qua sotto c'è una cassa? Chi me lo dice a me? Chi me lo dice a me? Che magari qua sotto non ci ha messo una cassa. Quanti. Occhio! Ok, questa si riforma. Ok. Allora, facciamo una cosa: recuperiamo tutti i funghi. Ce li portiamo a casa, che magari possono tornare utili questi funghi. Recupera, recupera tutti questi bellissimi funghetti. Stava a cascare di sotto, sono scemo. Sono scemo. Allora, recupera i funghetti. A posto. Allora, qui si è riformata questa specie di mash. Di mascia e orso. Allora, proviamo a rompere così. Lasciando. Ok. Non ne vedo cassa, raga. Vedo la desolazione. Non è che vedo casse, vedo la desolazione. Niente. Non mi ha messo nessuna. Non c'è nessuna cassa nascosta praticamente. Che cosa triste. Che cosa triste. Nessuna cassa nascosta, signori miei. Niente da fare. Non c'è assolutamente una cippa di niente, signori miei. Proviamo a allargarci così, ma non vedo assolutamente nulla. Ma questo è l'ultimo. No! Aspettate, qua c'è un altro strato. Là c'è una cassa.
Sono scemo. Quanto sono scemo da 1 a 10? Quella è una cassa, raga. Quella è una cassa. Volevi fregarmi. No, è terra. È terra. No, non può essere. Avevo visto una cassa, raga. Avevo visto una cassa. Ok, ferma, ferma. Retromarcia. No, sono scemo io. No, non c'è nessuna cassa, raga. Sono scemo io. Ci ho sperato in una cassa, invece non c'è assolutamente nulla. Il niente. Il deserto, quello l'abbiamo perso. Questo si sta allargando. Niente da fare, niente da fare, raga. Vediamo se da questa parte vediamo qualche altra cosa. Niente, quella è la terra che vediamo di qua. Sì, è terra quella lì. Quella lì è terra. Non mi si apre nulla, è terra. Mannaggia, ci speravo in una cassa magari nascosta. Quella lì è pure terra. Sì, quella lì è pure terra. Niente, ragazzoli. Ce ne possiamo tornare a casa. Con questo tramonto davanti a noi e un ponte infinito prima di poter tornare a casa, ragazzoli, io vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per i like, vi ringrazio per i commenti. Niente, questa prima esplorazione dell'isola è stata un flop. Vediamo se mi ha dato quantomeno il... dov'era? Quello che dovevamo esplorare. Ok, abbiamo esplorato un'isola. Ok, quantomeno abbiamo raggiunto un obiettivo. Sono 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e una sarà là dietro. Sono 8. Sì, una l'abbiamo esplorata, raga. Ce ne rimangono altre 8 da esplorare. Ma non abbiamo trovato nessuna cassa. Se voi vedete per caso qualcosa che io non vedo, scrivetemelo nei commenti, raga. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per il like e per i commenti. Noi ci vediamo sempre nel canale per un prossimo video. Bella, bella ragazzuoli. Ciao Mauliani. Ciao bella, bella, ciao, sì, ciao, bella, ciao, tu, pa, bu, pa, fa, fa. Ciao.